Mi chiamo Umaro, vengo dal Mali, ho 23 anni. Sono arrivato in Italia nel 2011. Io vivo con mio papà, mia mamma, due fratelli. E sono uno più grande di me, uno più piccolo di me, siamo cinque. Lavoriamo tutti in agricoltura. Sì, verdura, anche grano. Non so, ci sono le tipi di riso e mais, ho visto qua in Italia. Ma altri non so come anche si chiamano nell'italiano, non lo so come. Gno, si chiama gno. Cioè tipo come grano, è simile un po' di come grano. Dipende quando ci hai un bisogno di riso. Facciamo un chilo di riso, non so, 100 nostri soldi, 100 francesi, un chilo di riso. Ogni tanto viene anche 90, 80, così dipende. Quando si tira tanto vengono così. Un chilo di mais lo vendiamo 100 francesi fa. Se un chilo di gno è, non so, quello lì 60, perché è più basso quello lì. 60 o ogni volta viene anche 50. Così. Ma sai che per trovare acqua, che cosa vuoi fare? Tutte le mattine devi alzare presto per andare a cercare l'acqua, per andare a prendere l'acqua perché è un po' più lontano da casa. Allora quello lì è un po' di difficoltà, quello lì. Cioè, mi è venuto a piangere là, perché cioè, non esiste che persone che vivono così, perché non hanno acqua. Cioè non hanno casa, cioè hanno casa, ma c'è proprio brutto, proprio brutto. Ho cercato lavoro lì, ma non mi si può trovare lavoro, quello lì. Ho pensato di andare via, poi sono arrivato in Algeria. 2 mesi, ho fatto 2 mesi lì, perché 2 mesi ho cercato lavoro, cioè lì ho trovato un po' di lavoro lì, ma cioè, non guadagnavo abbastanza. Poi ho pensato di andare più avanti ancora. E 2011 mi hanno creato guerra, è stato un po'. Lì hanno chiuso, quello lì hanno chiuso nel 2011. Perché non riuscivamo a fare niente. Quando torno in Tunisia devi andare giù di nuovo. Hanno detto no. Io preferisco andare più avanti.